E noi ci troviamo invece in Italia che il 1° settembre del 1999, non tanto tempo Tempo fa, fa, vero? non tanto Non tempo tempo. fa, il Monsignore Maggiolini dice fa anche il Corano nelle scuole. Il vescovo di Como è inevitabile, gli islamici, ma gli insegnanti li scegliamo noi. Cioè, vedi, con tranquillità ha detto, vabbè, voi non vi volete sottomettere al Dio dei cristiani, vi dovete sottomettere al Dio di Allah. Ma quello che voglio ricordare, cioè, dovete sempre sottomettere a qualcosa, voi non potete pensare ed elaborare per la vostra vita. Voi non potete opporvi a questo Dio, perché se non vi sottoponete al Dio dei cristiani, benissimo, noi utilizzeremo, che sono più cattivi di noi, utilizzeremo gli islamici. Se voi non volete sottomettere ai cristiani, ai cattolici, benissimo, i musulmani hanno la guerra santa e ci penseranno loro a farvelo. Ma questo qua è un principio che è assurdo, perché io voglio citare una frase che è molto bella, dal libro di Ugo Bolli per il politeismo, che dice fa, giocare insieme agli dèi, se è possibile, contro se è necessario, comunque giocare con loro. Solo questo può essere il politeismo oggi, cioè nel senso la possibilità di giocare e di stabilire delle regole comuni, perché quando si gioca ognuno rispetta delle regole. E se è necessario giocare contro gli dèi, cioè nel senso che non devi sottometterti, non devi inchinarti, non devi prostrarti, non devi rinunciare a te stesso per questo, quello che sei, per sottomettere a Dio. No, perché se tu non ti sottometti al Dio dei cristiani, ti poi devi sottomettere al Dio dei musulmani. E nel momento in cui loro si rendono conto che dicono noi come monoteisti cristiani perdiamo la possibilità di dominio sulle persone, benissimo, gli imponiamo un altro Dio unico che gli fa la guerra santa. Perché d'altronde ricordiamo che è sempre esistito un legame fondamentale in epoca contemporanea fra i monoteismi, che è quello contro le persone. Perché nel momento in cui ci fu la conferenza demografica del Cairo, alcuni anni fa, si presentarono assieme la Chiesa Cattolica e gli integralisti islamici per contestare il diritto a metodi contraccettivi, contro l'aborto, e per lottare da cristiani e da musulmani contro il pericolo demografico del terzo mondo. Loro non interessava che la gente morisse di fame nel terzo mondo. Non interessava che se avevano dei figli le società venivano distrutte, non interessava niente, dovevano fare i figli. E nel momento in cui ci fu la conferenza mondiale sulla demografia al Cairo, non ebbero nessun problema i musulmani e i cristiani di allearsi per andare contro chi proponeva questo. Quando ci fu la conferenza femminile, mi sembra, A alcuni anni fa a Pechino. Pechino, sulla condizione femminile, chi si alleò contro le normative che stabilivano la possibilità del controllo demografico o di libertà alle donne? I cattolici e i musulmani, senza nessun problema. E si attaccarono anche gli ebrei perché gli ebrei sono allo stesso livello, cioè nel senso, dal punto di vista religioso non sono uguali. Loro non avevano nessun problema, non gli interessava niente alle persone, non gli interessava niente. Cioè, le persone per un Dio monoteista, per il Dio dei cristiani, per il Dio degli ebrei e dei musulmani, le persone non contano niente. Sono oggetti, sono cose che possono essere distrutte, schiacciate e cancellate. Sono secondarie perché sono sempre oggetti creati da Dio, perciò Dio può sempre distruggerli. Noi non diremo mai alle persone devi fare una cosa perché devi sottometterti a una divinità, devi fare una cosa che ti permetta di vivere al meglio con quella divinità. Ma se questa divinità diventa pesante o diventa nociva, diventa pericolosa, hai tutto il diritto di liberartene, perché come pagano il valore fondamentale è la vita. E noi sappiamo, lo diceva un autore che forse a Claudio piace, poco Nietzsche ha sempre detto fa, chi predica contro la vita, chi lotta contro la vita, chi predica la morte, dovrà sempre pagare lo scotto con la vita. E chi noi, l'unico peccato che può esistere è il peccato contro la vita. Ma la vita non perché dono di Dio, la vita perché è la possibilità di ogni persona di realizzarsi e di percorrere la propria via, di essere se stesso. Questo io voglio continuare a insistere. Che la vita non è data né da Dio né da nessun'altra divinità, la vita appartiene alle persone. Cioè le persone, e facciamo l'esempio appunto della conferenza demografica del Cairo, dicevano fa, noi se abbiamo tanti figli, moriamo di fame, la nostra città si distrugge, il nostro paese va a pezzi, vogliamo utilizzare mezzi contraccettivi per contenere la nascita, hanno tutto il diritto di farlo. E non esiste nessuna divinità che andrà contro di loro.
perché lo ricordo e lo ripeterò sempre, che nel paganesimo, quando l'uomo ha fame e non ha niente da offrire agli dèi, anche gli dèi faranno la fame. Se l'uomo non avrà energia, neanche gli dèi avranno energia. Perché quello che noi vogliamo far capire è che le divinità pagane camminano su questa terra, camminano su questo pianeta, camminano al nostro fianco e di conseguenza partecipano alla nostra dimensione. Vedi, il secondo capitolo del codice di diritto canonico sulle pene per i singoli delitti parla di delitti contro le autorità ecclesiastiche e le libertà della Chiesa. Attenzione, importantissimo. Se non esiste delitti contro le persone, esistono delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa. E non troverete nessun delitto, cioè nessuna norma di diritto canonico che parla di delitti fatti dalle autorità ecclesiastiche. Questo libro è un libro da 1600 pagine, ve lo potete leggere e guardare. L'unica cosa che potete trovare contro le autorità ecclesiastiche è quando ce l'hanno col superiore, cioè la piramide gerarchica, e questa va salvaguardata. Sì. Però non troverete nessun codice che vada a punire un atto fatto da autorità ecclesiastiche contro le persone. Guardate, non è uno scherzo. Cioè, quando io vi dico che è una boiata i 10 comandamenti, visto l'imbecille l'altra volta, cioè imbecille, sì, vabbè, quella persona insomma, è perché i 10 comandamenti dico io sono il tuo padrone, sì, io faccio quello che voglio, cioè tu devi obbedire, tu devi fare questo, tu devi fare questo, tu devi fare questo. Io ho il diritto di ammazzarti, cioè, ricordatevelo, sì, questo, cioè, le norme giuridiche dell'uguaglianza di soggetti per legge, cioè sotto la legge, cioè, ogni soggetto è sottoposto alla legge, è una norma giuridica che appartiene alla nostra Costituzione, a tutte le costituzioni dei paesi occidentali, diciamo così, tutte le costituzioni quasi mondiali. Cioè, non esiste un ormai non si fa più una Costituzione in cui un ente è fuori della legge. Anche se molte Costituzioni che nascono dal cristianesimo hanno ancora Dio fondatore della Costituzione. Però ricordatevi che nella Costituzione, nei diritti fondamentali, ogni persona, ogni ente, ogni nominazione è sottoposta alla legge. Cosa vuol dire ogni nominazione? Vuol dire ogni struttura, per esempio, ideologica, ogni partito politico, ogni struttura religiosa, ogni struttura filosofica è sottoposta alla legge. Cioè, qualunque cosa che diventa un ente, promanante, diciamo così, delle organizzazioni, del modo di essere, dei modi di porsi la vita, è sempre comunque sottoposto alla legge. Cioè, non esiste nulla al di fuori della legge. Cioè, è soltanto le religioni rivelate che vuol dire il Dio fuori dalla legge, ma tenendo il Dio fuori dalla legge non è che tengono solo Dio fuori dalla legge, tengono tutti quelli che sono i comportamenti derivati da quella descrizione del Dio al di fuori della legge, pretendono di essere al di fuori della legge. Ma ricordiamoci che i delitti contro l'umanità, compreso il macello di Sodoma e Gomorra, che è un delitto perché dopo ha generato comportamenti nel corso della storia, non cadono mai in prescrizione, cioè si può sempre chiedere che vengano processati, e anche se adesso i rapporti di forza non sono tali per chiedere il processo di queste cose, però il fatto che Wojtyla stia chiedendo, cioè tentando di far credere che lui chiede perdono degli errori, è un sintomo che gli stanno chiedendo di pagare il prezzo della devastazione mondiale, perché prima o dopo deve pagarlo sto prezzo. La vita vince sempre, ricordatevi sempre, passerà attraverso stragi, infamità ancora più grosse, ma la vita vince sempre. Sì, ma vedi, il monoteismo, soprattutto la Chiesa Cattolica e il cristianesimo, potrà essere tollerato nel momento in cui si suicida. Finché il cristianesimo è quello che è sempre stato in 2000 anni, noi non possiamo riconoscerle niente. Nel momento in cui il cristianesimo facesse il karakiri, si suicidasse, cioè levasse la sua carcassa immonda, putrefatta e contaminante dal mondo, potrebbe vedere, hanno preso coscienza di quello che sono veramente pericolosi e si sottraggono all'esistenza del mondo. Ma finché esisteranno, loro saranno pazzi. Ma una dimostrazione del loro comportamento è molto semplice. E prendendolo può sembrare anche una notizia stupida, però ha un certo valore. 1 settembre 1999, sacerdote scatena dibattito negli USA, anche i cani vanno in paradiso. Fido andrà in paradiso solo se si è comportato bene con il suo padrone, davanti a Dio deve dimostrare di essere stato il migliore amico dell'uomo.
Cioè, rendetevi conto che non è importante come lui ha vissuto, ma in qualsiasi caso, siccome aveva un padrone, doveva dimostrarsi benissimo con questo padrone. Siccome era sottomesso, deve essere uno schiavo, se lui dimostra che nonostante che avesse avuto un padrone disgraziato, si è comportato benissimo verso questo padrone, andrà in paradiso. Ma guarda che quello del discorso che tu fai è logico anche secondo un articolo del Gazzettino del 1° agosto 1999. Il tenente dell'aviazione USA non vuole lavorare con una donna. Corro davvero il rischio di commettere peccato d'adulterio. Meglio disoccupato che infedele. Un ufficiale dell'aeronautica militare americana ha messo a rischio la sua carriera delle forze armate rinunciando a lavorare per una collega per il timore di commettere peccato di adulterio. Il luogotenente Ryan Berry, 26 anni, cattolico, sposato e padre di una bambina, ha pubblicamente affermato che lavorare a tu per tu con una donna avrebbe potuto indurlo in tentazione. In sua difesa si è schierato l'arcivescovo di New York, cardinale John O'Connor. Cioè, il cane e l'uomo, la stessa roba. Cioè, questo sì, qua sì, ogni volta che vede una donna lui ha tentazione di saltargli addosso. Cioè, che razza di uomo è questo? Sì, ma poi cioè, mi sto chiedendo. Il problema che si pone è che cattolico, avrebbe potuto. Cioè, nel senso, avrebbe potuto. Sì, ma, cioè, ma pensa questo come è ridotto dentro, Francesco. Sì, ma d'altronde, quando si va contro la vita, quando si va contro l'esistenza, quando si va contro il mondo, si producono soltanto cose che sono nocive e pericolose. Si producono rifiuti, si contamina la vita, si contamina l'esistente. Cioè, si distrugge tutto. D'altronde, cosa ha dato noi in 2000 anni, dal punto di vista dell'esistenza, 2000 anni di Chiesa cattolica, di Chiesa cristiana, di monoteismo, di Dio unico? Ci hanno dato soltanto delle cose criminali. Cioè, nel senso che noi possiamo solo citare cose che sono negative per l'esistenza. Se noi andiamo a pensare da dove vengono le definizioni dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, dei nostri modi di essere, vengono dalla Grecia. E la cosa prima che facevano era quella di guardare la realtà, ma di guardarla senza pregiudizi. Cioè, se noi pensiamo che tutta quanta, la nostra psicologia, la nostra cultura, è soltanto il frutto di quello che hanno elaborato a Roma e a Grecia. 2000 anni di cristianesimo, di Dio unico, di Bibbia, hanno generato soltanto dei mostri, hanno partorito delle schifezze, hanno riempito il mondo di discariche nocive. Cioè, non hanno creato nulla che potesse permettere alle persone di comprendere se stesse e di vivere meglio o di vivere in rapporto con il mondo. Questo l'hanno completamente tolto, cioè proprio qualsiasi cosa, proprio perché non hanno il concetto di Dio e di fede, non hanno il concetto di conoscenza. Non possono dire alle persone conosci, perché conosci significa che tu ti fai proprio di alcuni mezzi per conoscere le cose. Significa che tu accumuli informazioni, conoscenze, che accumuli strumenti, che accumuli possibilità. Loro non possono dire conosci. Sai, cosa ha partorito, ad esempio, quel pazzo, quel criminale di Sant'Agostino? Ricordo sempre che c'è lì in giro Vita Brevis, che è il racconto della lettera della moglie. Sì. L'ho letto, è molto bello. Sai, l'unico problema di fa chi va a educare deve tirare fuori dai bambini la capacità di comprendere la volontà di Dio. Non di quello che sei, quello che vuoi, o cosa cerchi, o di comprendere quel mondo che ti circonda. No, devi tirare fuori soltanto la volontà di ricerca del divino di Dio. Cioè, non tu, del divino del mondo. Che poi questo qua significa praticamente tu devi dare delle spiegazioni logiche e di accettazione per il fatto che Dio può ammazzare chi vuole, quando vuole, come vuole. Sì. Questo è la comprensione, significa questo. Ma d'altronde, questo è proprio alla base del concetto di verità, cioè nel senso che cioè, questo è fondamentale. Però dicono, la verità è cosa? La verità è questo. Ma il comportamento sul discorso di verità è sempre diverso. Perché ad esempio se noi prendiamo un autore che stanno parlando perché è il bicentenario di Goethe, si fa. La mia vita può essere utile agli altri nel momento in cui io reputo di aver accumulato delle informazioni e delle esperienze mie, non perché io ho scoperto Dio o perché ho cercato Dio, ma perché io ho cercato nel mondo moltissime cose, le ho viste molte cose, allora la mia esperienza diventa istruttiva, perché il mio desiderio di cercare di cose, di vedere le cose, di comprendere, di cercare sempre cose nuove, può essere istruttivo agli altri, perché negli altri io posso trasmettere questo desiderio, che in loro risiede. Io non ho trovato il Dio unico, ho trovato il desiderio di cercare sempre di più. D'altronde, perché noi utilizziamo come pagani molte volte il concetto di Ulisse? Perché Ulisse non si ferma mai alla necessità di comprendere, di conoscere. Può commettere anche degli errori, e li commette. Può commettere le cose ingiuste,
ma la necessità di comprendere è sempre quella, nonostante le sue peregrinazioni, tutti quanti i suoi travagli, lui sa che il suo scopo fondamentale è quello di cercare di comprendere e di conoscere, e non si accontenta che gli venga fornita una descrizione delle cose, non si accontenta di sentire le cose ripetute dagli altri. L'arcivescovo di Canterbury, che è corrispondente del Papa, dice: forse Gesù Cristo non è resuscitato. Poteva dire direttamente non è mai esistito, ma forse era lo riteneva eccessivo. Cosa dici? Sì, ma infatti, sai, devono sempre addomesticare un attimino il gregge. Tanto poi il gregge queste cose non le sente perché è troppo impegnato a cercare Dio, che loro possono dire qualsiasi cosa. Ma se non è resuscitato, come ha fatto a resuscitare qualcun altro? Sì, ma guarda, ma ha fatto qualsiasi cosa. Cioè, probabilmente, sai, la stessa esistenza di Cristo è tutto un'invenzione. Cioè, i cristiani fanno di tutto per spacciare la loro storia, che è solo la loro storia, non è la storia. È la loro storia come verità, come affermazione di un dato concreto, ma non esiste nulla di concreto che vada a comprovare storicamente questo. Cioè, nel senso che tutta la Bibbia è un insieme di idiozie, benissimo. Tutte queste cose però non hanno nessun collegaggio storico, quello che vengono a raccontare non è mai esistito. È esistito un sentimento che è negativo, che è il Dio unico. Cioè, ma vi rendete conto che sono bastate mettere assieme male alcune parole e il concetto mostruoso che è stato generato da queste parole mal organizzate? Cioè, solo la parola. Ma cosa sono messi a fare? Sono messi non a descrivere o a far conoscere delle cose, dei comportamenti, non delle situazioni, non dei momenti, no, assolutamente. Si sono messi a descrivere quello che Dio ha fatto. Cioè, e loro parlano sempre di creazione e che Dio distrugge la loro creazione. Il fatto stesso che loro partono dal concetto che tu pecchi contro Dio, cioè che tu non ti possa neanche cercare una conoscenza, che tu devi, la tua conoscenza è limitata da quello che vuole Dio. Cioè, questo qua significa chiaramente che il Dio dei cristiani non è mai esistito e non esisterà mai, ma significa che crei uno strumento per cui puoi permettere di limitare la vita degli altri, e se non riesci a distruggerla, li impedisci di realizzarla. Questa è la loro ricerca, questa è la loro volontà. Già, i cani neri che salgono dalla terra. Mettiamo un argomento un po' più semplice o hai qualcosa da... No, beh... Non paga il conto, scoperto falso vescovo. Questo si è fatto finanziare per miliardi per opere di carità che non esistono. Ma quale, che vescovi, cioè, che vescovi veri ci sono? No, vabbè, ma tu pensa a livello di... Per inciso, condizionamento è arrivato... Esiste l'Avvenire, che è il giornale della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, che è in perdita. Benissimo. La perdita verrà coperta in parte con i soldi dell'8 per mille. Funzione caritatevole o no? Sostentamento dei poveri. Questo sì, questa è la loro volontà. Cioè, logicamente, si vende la pubblicità, si acquisisce un prodotto, e poi tu sei tranquillo perché hai dato l'8 per mille, e di conseguenza cosa succederà? Che logicamente l'8 per mille lo gestiranno loro. L'importante è buttare le scene pietose, strappalacrime, montate ad arte, che non sono mai così. A proposito, Francesco, ti ricordi quando c'era a Missione Arcobaleno, avevo detto mangiatevi i soldi, non dateveli? Gli abbiamo detto di mangiarvi i soldi, di non dare niente per la Missione Arcobaleno, per non dare niente per il Kosovo? Vabbè, allora, chi ha dato qualcosa per il Kosovo, mezza roba viene buttata via, un altro quarto di roba viene a finanziare quello che è il mercato di importazione in Albania, zucchero, farina, eccetera, e un'altra parte di quel materiale è servito per finanziare la mafia. Per cui questo, quando voi avete dato 10.000 lire, 20.000 lire, 100.000 lire per il Kosovo, avete finanziato la mafia. Adesso avete i container pieni, avete pieni di immagini televisive, e guardate che non è che io accuso D'Alema, cioè non faccio politica. Se qualsiasi regime ci sia, dall'estrema destra all'estrema sinistra, avrebbe fatto la stessa operazione. Perché era un'operazione emozionale, cioè serviva a coinvolgere l'attenzione delle persone per distrarle da tutta una serie di altre cose e per le cose che per le persone sono importanti. Per cui qualunque regime, da estrema destra a estrema sinistra, da D'Alema, Berlusconi, Prodi, Fini, Bossi, tutti quanti, dopo magari gli altri mi picchieranno, tutti quanti avrebbero fatto lo stesso tipo di operazione,
perché aveva uno scopo ben preciso: fissare l'attenzione delle persone sul nulla. Noi, questo qua ve l'abbiamo detto, vi avevamo detto di mangiarvi i soldi, di usarli per voi, per le cose che vi piacciono, per le cose. Non date niente a nessuno a meno che voi non partecipiate, cioè dice mi sono con Queo, esatto, voglio fare insieme quelle robe, sì, o ma... voglio permettere a lui di fare quelle cose, gli do i soldi, oppure gli do i soldi per fare. Però se voi volevate dare i soldi per missione Cobain per finanziare la mafia albanese, benissimo, avete fatto bene a dare i soldi per finanziare la mafia albanese, però ricordatevi che quei soldi non sono serviti assolutamente, se non probabilmente in parte minima, probabilmente quando Ciampi è andato là sicuramente gli hanno preparato un bel campo pieno di roba, cioè le scenografie ormai, io ho fatto il militare, ho fatto 3 anni, ho fatto il militare di carriera, per cui ho lucidato un sacco di ringhiere quando arrivava in visita all'ufficiale. Beh, visto, insomma, che fai un'apertura così, io mi ricordo che nel mio battaglione quando arrivavano i generali si dava il lustro per scarpe e anche le tutte quante le ruote, sì, perciò è dal fascismo, cioè, dal fascismo anche prima, sempre stato, sì, così, sì, no? Quando arrivava il padrone grosso che controllava e il padrone piccoletto metteva gli schiavi a lavorare perché tutto fosse in ordine e gli facesse vedere quanto lui era bravo a far lavorare gli schiavi, cioè non è niente di nuovo, per cui chi ha fatto quello sappia che ha fatto questa cosa. Sì, no, ma difatti quello che è stato, pronto, fatto proprio, quello che dopo... Sì? Ciao, intanto volevo salutarti. Ciao, bello. È tanto che non ti sentivo. Ma, gente qua, se proprio ti parli, ma io non capisco, sai. Sei talmente impegnato in sto Dio che ne capisco un tubo. Ti dici? Sì, e gente, tutti quanti, anche quei preti qua. Il prete, furbo, però, che ha 3 perpetui, giovani, che va a fare le poesie. Ah, sì? Sei peccato, ma non è roba da matti, quando si capisce niente. Ma amico, ho un articolo di un giornale di un prete inglese che, sì, si faceva la perpetua, che no, l'aveva salvata dalla strada. Ascolta, qua ti devi mettere in questi e ti fa santo. Sì, ma sta gente non capisce o so solo mica so che... No, no. Te sei l'unica. Ma no, no, perché però... mi sento proprio mille roba. Ma alfa è stato, basta che ti dici Padre nostro, ma Padre nostro è cosa, scusa? Ma se sei 3 anni che mi va. Ma te pare che Dio permetteria certe robe se che fosse? Ma dimmi. E permetteria che. Impossibile, mi... impossibile. Ma che, penso che permetteria che mi parlasse per la radio. No, ma a parte quello, no, uno può dire. Ma mi dico solamente questo, quando che Dio permette che c'è una creatura innocente, non può essere che. Perché mettiamo caso tutte queste altre robe, che abbiamo colpa noi altri uomini, dice che siamo cattivi, va bene, mettiamo. Però i bambini, innocenti, ti rendi conto? No, hanno il peccato originale. Hanno il peccato originale. Ma qua è peccato, non esiste il peccato, esiste lo sbaglio, ma non il peccato. Ma scusa, ma chi è che ha inventato il peccato? A quanti anni sei innocenti i bambini? Sì, bambini, quando che gli fa male grazie, diremo chi ciappa, i bambini, anche da 3 anni, 4. Sì, ma guarda che qua la Chiesa Cattolica dice che sei fanciulli fino a 7 anni. Gli perdona. Dopo... No, mica ho detto che se Dio perdona che non sei Dio, non esiste, roba del genere, ma dai. Gente, quasi imbaucata, cosa dai ti? Non so, sarà mica non dai farete dei tuoi altri, bambino che dati a semenze. Appunto, sono da Gomorra. E ora Iuga distrutto sono da Gomorra, come che dice la Bibbia, no? Basta che gli faceva sesso come voleva lui. Esatto. Dopo, perché Capolina si cade in alta e piena. Allora, se ti guardi Dio, io fa più grassa, sì, che se sono stata terra, sta. Ma è fatto, lo è? Ma lo è? E appunto, se l'esiste. Per me non esiste né diavolo né Dio, perché mio diavolo non me, proprio me ne sbatte i bai. Come che ti dici, che davo una persona se fatalità, se buona, che fa sul piacere, che fa sotto il cuore. Ma che mi dà arcobaleno, non che sia arcobaleni che tenia. Bisogna che io rimuoia di inquinti, perché sennò ora gli avvocati non ora più, i giudici non che ti caga più, ancora è tresca come chiese. E dite loro, capisce questo ora. Io non so cosa fare, che sa Claudio. La mia cosa, mi dico che l'uomo crede di essere Dio, certi uomini crede di essere Dio, i potenti, io ricredo di essere Dio. Idovaria sviluppare più che altro il Dio che è dentro, invece di pensarsi Dio parola. Esatto, invece degli altri che vogliono essere buoni, che vogliono essere... Però ori, vergognosi, chi va in chiesa, chi dice ori. Però i gai barchi, vuol vivere da miliardari. Ti era più, il su che sangue è povera gente, dopo che sei Dio. No, non esiste questa roba qua per me. È un controsenso, praticamente. Stata nessuno tocca Caino. No, porco d'Indio, Caino va a toccare. Ma se sbagliavano o no? Nessuno tutti Caino, come colpa una persona che non fa niente, già si vive. Ma siamo matti, il problema è un altro. Non esiste, che vuol veramente giustizia nel proprio.
Mi so occhio per occhio, detto per, non perché io dice la Bibbia, perché non so se nella Bibbia sia scritto questo. Titica copà una persona che non ha fatto niente, ti gala a pagare. E basta. E se che la persona che ne ha copà un'altra mi lavo difesa? Ah. Dai, dimmi adesso. No, ascolta. No, mio Paolo, beh, uno che si difende, che culpa per difendersi. Guarda, dico, guarda che le variabili sono infinite, eh. Mi dopo. Parlo di qui proprio che fa il povero gente che non fa niente. Si ha capito, Claudio? Io ho capito. Se tu l'uomo capisse che cercate d'accordo tra noi, avere una comprensione, già è assiamo Dio, vedo qualche sé il pericolo però di sto discorso qua. Che pericolo? È pericolo questo discorso qua, è che se messo come te lo metti ti, no? Con la disposizione d'animo che ci metti dentro tu, è corretto. Sì. Dopo stato ti dice, ti che te avevi fame, te che copà perché te volevi mangiare. Allora mia ti te coppo, ma invece dovessimo copare io che ha ridotto tanto la fame, capito? Sì, cioè, altro qui io. Sempre in virgolare i discorsi. Ma che vada, ti dico una roba, Claudio, che ne saria per tutti. Se chi che ga, dice, guarda, mi butto via che da chi non ga, che da chi può dire che pagare, basta che saria per tutti al mondo. Se mi variati qua o no. Va bene. No, i prega, se vedi che arriva in testa. In calmino se mai arriva dentro in testa, sapete, se mio marito lavorava non mi arrivava niente. Lo so. Ora cosa che si sveglia ancora, ora i preti. Che ne ha imbalsemato, mi non mi ha imbalsemato, perché anche da figlia dicevo sempre a mia mamma, mamma non può essere che un Dio così, e fa, ah sì è vero, dopo diceva, siamo morti, siamo, e ora cosa ti vai a fare carità, ma sei Madonna, a parte che sei mensa, che dicevo, e diceva che era una ribelle, perché dicevo così, ecco tutto è il discorso. Va bene. Va bene Fiori, speriamo che la gente si sveglia, che cerca di cosarsi qua, che ne comanda. Le cose cambiano sempre lentamente, sai. Sì, il Paolo, domanda scusa, che furbo, no, domanda scusa adesso, ti anche domanda scusa che il Papa è. Ben, che presentiamo il che conto, che mi metta sul scatto che il Papa, che sei falso. Prima gli agricoltori che hanno detto, dopo li grazie, ma è falsità, è di valori proprio, stare a chiesa. Dai più falsi il bigottismo, il fanatismo, io non ho mai potuto vederlo. Lo so, così è. Avete tutta ragione quello che dice Fiori, tutto giusto per lei. Perché per lei, questo si può dire, obiettivi, sei obiettivi praticamente. Sei obiettivi, Ha detto, chi va a pregare, tutte dicami, va bene? Ok, ciao. Beh, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700, volete venire in diretta. No, ecco, no, l'ascoltatrice si è malato, io vorrei appunto intervenire su un argomento che ha affrontato l'ascoltatrice, che forse è giusto che deve essere affrontato correttamente, sì, per capire anche un inquadramento di un problema, quello di Caino e Abele. Sì, Gamma, sì. Senta, mi interessava il discorso sulla missione Arcobaleno, no? No, ma è il discorso, cioè, una tantum fatto e chiuso là, basta, per me è proprio finito. No. Cioè, quello che ho detto è finito là il discorso, perché questa è una trasmissione religiosa. Ho voluto semplicemente sottolineare una cosa emozionale, ma non una cosa politica, non mi interessa la politica. No, perché mi interessava il discorso, non volevo, magari se avevate notizie maggiori, siccome per televisione non solo detto. No, beh, basta prendere i giornali, anch'io prendo solo che i giornali e basta. E giudico in base alle notizie dei giornali. Non ho informazioni segrete o robe particolari. No, ma difatti no, mi interessava sapere appunto se per caso voi avevate notizie maggiori, perché la Bonino ha detto che è fisiologico, diciamo, in un'operazione del genere, che ci sia un 15%, diciamo, I dati che ho visto io sono oltre il 50%, fra quelli restati in Italia e containers e quelli rispediti in Italia ed Albania. E in più molti in Albania erano aperti, ho visto per telegiornale che erano aperti, e la roba portata via, e in più ci sono le statistiche economiche che dicono che l'Albania non importa più, ha ridotto drasticamente l'importazione di zucchero, pasta e altre cose che chiaramente erano nei container. Sì, ma poi sarebbe a chiedersi anche quelle associazioni che poi faranno lo smistamento adesso, quelle associazioni religiose lo faranno. Sì, esatto, e poi chi lo gestisce, no? Comunque il discorso qua per me era chiuso. Era una parentesi. Sì, no, okay. Io solo per sentire appunto, grazie. Sì, grazie a te. Ciao. No, quando io faccio dei riferimenti di questo tipo, li faccio soltanto per condizioni emozionali, cioè cos'è che mi interessa a me? Mi interessa a me un'operazione di propaganda sulla quale si è incentrata l'attenzione delle persone. Qual è il mio scopo? Il mio scopo è far sì che le persone usino se stesse, usino la propria attenzione, il proprio sentire, il proprio percepire per le cose che loro ritengono importanti.
questo mi interessa. Dopodiché non faccio una propaganda politica, anche se io simpatizzo per un certo, certe cose politiche e sono contro altre. Altri pagani invece simpatizzano per cose diverse dalle mie, non è importante. Cioè, quello che a me mi interessa è il centrare l'attenzione e il potere delle persone, perché è il Dio che cresce nelle persone. Liberare l'attenzione delle persone per me è importante. Io non vi dico votate per questo, votate per quest'altro, parteggiate per questo, parteggiate per l'altro. A me mi interessa liberare il sentire delle persone. Per cui le cose che dico è questo, e non voglio fare discussioni su questo di cose, perché i giornali dicono tutto. Se sapete leggere anche i giornali più del filo missione, vi danno tutti i dati, siete voi che dovete saperli. Se dopo uno si fa menare per il naso è un problema suo, cioè nel senso, cioè se uno dice vabbè mi lascio commuovere dalle immagini che mi propongono, con le immagini che hanno utilizzato per raccogliere l'8 per 1000, come le immagini che utilizzeranno per avere i soldi per il giubileo, se uno si lascia condizionare non possiamo fare niente. Esatto. Noi pagani non verremo certo a salvarlo, sono problemi suoi. Certo. Quello che fa della sua vita è un problema suo, di conseguenza se uno vuole annientarsi, noi non andremo certo a cercare di salvarlo, cioè perché noi questo di salvezza non esiste, cioè nel senso, se tu ti vuoi rendere schiavo e sei volutamente schiavo e puoi pensare di organizzare la tua vita come schiavo, beh, fallo schiavo, non è un problema mio. Non è pure la scrivente degli altri. No, io volevo inserire invece in un altro contesto la chiamata che aveva fatto l'ascoltatrice, che mi parlava di Caino e Abele. E mi citava Caino in negativo e Abele in positivo. Ma io, ecco, premesso, e lo ripeto, la Bibbia non è un documento storico e la Bibbia non documenta l'esistenza di Dio. Lo prendiamo come un racconto, come una favola. Siccome sono stati degli autori che hanno fatto delle meditazioni sulle radici storiche delle favole, perché hanno un'origine storica, metastorica, come si vuol definire, il prop che ha scritto un volume che dice fa l'origine storica dei racconti delle fatte, benissimo, facciamo la stessa cosa, andiamo ad analizzare questo racconto e andiamo ad anche una visione poi pagana. Però abbiamo Abele che è un pastore che prende le cose migliori che il fratello produce per offrirle a Dio. Dall'altra parte abbiamo Caino che è un agricoltore che di conseguenza deve affinare delle tecniche, delle conoscenze, deve utilizzare delle energie per ottenere delle cose, e di fronte a un altro che gli prende le cose migliori per sacrificarle a Dio. Cioè, un pagano dirà mai, se io ho una cosa me ne privo per darla alla divinità, posso condividere con la divinità. Ma se noi ci ricordiamo, l'abbiamo detto moltissime volte, la divisione tra i beni, agli dèi sono spettate la pelle e le ossa degli animali, la carne spettava gli uomini, cioè la parte migliore. E la divinità non ha rivendicato su questo. Di conseguenza, il Caino che lavora con la terra, che si organizza con le stagioni, che deve imparare le tecniche dell'agricoltura, che deve discriminare, conoscere le piante, che deve saperle coltivare, deve entrare in contatto con le piante e produrre un qualcosa. E poi un altro che prende la parte migliore per sprecarla con un Dio, perché nel paganesimo, quando si offre una cosa alla divinità, si fa sempre a metà. Io prendo qualcosa e l'altro prende qualcosa, però mi deve anche dare qualcosa, dice fa, come tu prendi il tutto e lo butti a un Dio che non ti dà nulla. Nel senso che noi viviamo in una società in cui esiste uno scambio, cioè che io do qualcosa a te, esiste un commercio, esiste qualcosa che interagisce, cioè esiste una necessità di vivere, perché noi non abbiamo tutto. E lui disse, io lavoro e tu distruggi. Con il signore che sei in diretta devo parlare. Beh, puoi parlare in diretta tu? Buongiorno. Buongiorno. Salve. Volevo che parlasse anche della verginità della Madonna, io che sa tante robe. Mi ha fatto comprare un fiore conmigo a Cigato di Donote, e sta ancora vergine, ma che ha visto di aiuto e spiega, sono da là. È truffa. È una truffa. Cosa? Tutte che Madonna che piangeva, adesso che amo a piangere. Quanto sei chi vuole da me ne da intendere? È truffa anche questa. Parlai un fianco di che roba là va. Sì, va bene, ciao. Se vuoi parlo, sì, ma tu continua il discorso, sì. E dopo ci parlo io. No, vabbè, comunque io appunto volevo dire questo qua, cioè, cosa rappresenta? Giustamente, allora, i cristiani hanno dipinto Caino in maniera negativa, proprio perché? Perché disse, io mi sono organizzato l'esistenza, ho ottenuto un raccolto, ho preso le cose migliori per permettere di vivere, e queste cose le ho fatte cercando di assecondare la natura, capendo il tempo, raccogliendo l'acqua, trovando i semi migliori e conservandoli, perché ovviamente l'agricoltura significa anche il conservare la vita che si possa ripetere, cioè nel senso che io
non prendo dalla natura tutto quanto e non mi rimane niente. E l'agricoltura significa anche un legame con le stagioni, cioè io ho l'obbligo di comprendere le mutazioni delle stagioni per poter sopravvivere con l'agricoltura. Dice, e tu, perché un Dio che non esiste, mi prende le cose migliori e le dai in sacrificio a questo Dio? E logicamente c'è la ribellione, cioè dice, c'è la ribellione fra chi si adegua all'esistente e si sottomette a una divinità, d'altronde il pastore è sempre quello che poi cura le greci, poi le sgozza per vivere, e chi mi si organizza la sua esistenza in maniera diversa. E adesso per rispondere a sta signora, quando finisci il discorso, ti faccio divertire, perché alla fine ti divertirai, Francesco. Finisco di leggere sto trafiletto di giornale anche per la signora, e dopo facciamo divertire anche Francesco. Meeting Mariano in 3500 sull'Altopiano, dal Gazzettino del 6 agosto 1999. Attenzione. Come ormai da una dozzina d'anni, decine di pullman e centinaia di auto sono salite ieri da tutta la regione. E non so, prendo la telefonata quando ho finito, a Rubbio, frazione di Bassano, alle pendici del Altopiano di Asiago. Per il Cenacolo, ovvero per il raduno dedicato a Veneto e Trentino dei simpatizzanti del movimento sacerdotale mariano, fondato e guidato da Don Stefano Gobbi, il prete lombardo creò il gruppo nel 72 dopo un pellegrinaggio a Fatima. In quell'occasione egli sentì dentro di sé una voce che lo spingeva a dare vita a una comunità consacrata al culto di Maria. Attenzione, la stessa madre di Gesù gli farebbe conoscere la sua parola. Attenzione, gli parla, la sua parola, dettandogli delle locuzioni che anno dopo anno vengono riunite e diffuse in un libro. L'organismo, che in passato ha avuto alcune frizioni con la Chiesa ufficiale, qua ci controlliamo il gregge, chi è che vuole essere pastore, conta oggi adepti in tutto il globo. A 3.000-3.500 devoti, Don Gobbi ha prospettato l'immagine di grandi speranze per il XXI secolo. E qua faccio divertire Francesco. Attento Francesco, dice questo, la locuzione della Madonna. Siamo tornati a 2000 anni or sono. La società in preda all'edonismo, al materialismo, al paganesimo, ma proprio come 2000 anni fa si avvicina all'era del mutamento e della riconversione. I prossimi decenni vedranno la rivincita dello spirito. Il giubileo ci aiuterà a trovare la strada smarrita. Sembrerebbe che ogni commento è superfluo, ma no, quando la storia si ripete, la prima volta è una tragedia, la seconda è una farsa. Sì, no, ma infatti io voglio ricordare queste persone, adesso 3 anni fa, per il loro raduno ci fu un bel temporale, arrivò un vento e buttò a terra una croce alta diversi metri. La croce finì nel fango e io ho visto l'immagine di questi pretini, pretuscoli, o per definirli peggio, che si sono messi in ginocchio a pensare di pregare fino a questa croce caduta. È stata una scena bellissima, perché c'era questo altare, c'era questa croce, erano 6 metri di croce, arriva una foto di vento, cominciò a barcollare e cade nel fango. Alla fine arrivarono al punto, e ho visto anche il filmato, di esorcizzare il temporale. Ecco, come la loro stupida croce caduta nel fango caderanno anche loro. Veramente... Beh, ma insomma, se è come 2000 anni fa, la prima volta è stata una tragedia, la seconda sarà una farsa, allora. Sì. Vabbè. Sì, di fatto comunque la loro croce è già caduta nel fango, poi cadranno anche loro nel fango. Il problema è quanti uomini si porteranno in quel fango, capito? Purtroppo. Sì, beh, d'altronde lì, per chi è abituato a pensare in termini di violenza, di dominio, di scontro. Queste sono le cose, d'altronde le guerre di religione le hanno sempre fatte loro, cioè nel senso che per loro è normale fare questo, cioè perché la distruzione appartiene sempre. Io sono andato su con degli amici sul Monte Sommano e mi sono rivisto quella schifezza di Cristo che hanno messo lì. Non che i cristiani non possano adorare Cristo, però hanno messo dei rottami a forma di Cristo insieme a una croce. Benissimo, loro vanno a venerare un santo che neanche è esistito, perché probabilmente delle orde di monaci che dicono da San Prosdocimo sono saliti sul Monte Sommano, hanno distrutto il tempio a Giove. Che fastidio dava loro il tempio a Giove insieme a lì?
Esisteva. Esisteva. Sai, e non aveva bisogno di Dio, funzionava. Salirono sul Monte Sulmano e hanno eretto una croce schifosa di 16 metri di calcestruzzo. Non contenti della mostruosità che hanno costruito in cima a questo monte, ci hanno messo dei rottami a forma di Cristo, che addirittura i cristiani quando salgono dicono: ma quanto è brutto! Costa la demolizione, eh? È un costo anche questo. Sì, no, ma renditi conto della necessità, cioè nel senso che se io come pagano vado in un posto non ho bisogno di piantare qualsiasi cosa. Il posto ha valore a sufficienza, non c'è bisogno che metta una statua di Pan, una statua di Efrodite. Posso fare in alcuni luoghi particolari o sensibili, ma non ho bisogno di prendere ogni monte e di violarlo con delle croci, o di violarlo in questa maniera. Cioè, loro hanno bisogno di fare questo. Logicamente, nel momento in cui loro hanno distrutto per affermare un loro Dio su un luogo sacro come il Monte Sulmano, non avranno nessun problema da distruggere le persone, pur di mantenere il loro potere, pur di mantenere il loro dominio, pur di proseguire con la loro menzogna, con la loro falsità. Cioè, questo loro lo fanno. E di conseguenza... Nella Gallia San Martino, vescovo di Tours, marciava la testa ai suoi monaci per distruggere i templi, gli idoli e gli alberi sacri. Nella Siria il vescovo Marcello distrusse tutti i magnifici templi che erano nella sua diocesi di Apamea. Si trovò dinanzi al maestoso tempio di Giove, con le sue colonne formate di pietre collegate tra loro con piombo e ferro. Contro questa immensa mole pareva doversi spuntarsi la rabbia del suo piccone, eppure non posò quella furia sterminatrice. Si distrussero le fondamenta stesse delle colonne, si adoperò il fuoco ed il tempio crollò. E il vescovo Marcello volle incedere trionfante alle nuove vittorie e continuò nei villaggi la sua marcia di devastazione. Fu ucciso in uno di tali combattimenti e il sinodo proclamò che egli aveva dato la vita al servizio di Dio. Ad Alessandria si era accesa più fervida la lotta, dal 389-391. I pagani si erano collegati in una suprema difesa per salvare il tempio di Serafide. Il vescovo Teofilo ne aveva decretato la distruzione e quando venne l'ordine di Teodosio favorevole a Teofilo... Scusate. Sì. Un attimo solo che parto... Il vescovo Teofilo ne aveva decretato la distruzione. Quando venne l'ordine di Teodosio favorevole a Teofilo, questi si scagliò su di esso con furia selvaggia, lo distrusse, lo ridusse in un mucchio di rovine, depredò le ricchissime spoglie, sono portati via l'oro e tutto il resto, distrusse la gloriosa biblioteca di Alessandria, ricca di 200.000 volumi, tutto il patrimonio inestimabile della sapienza ellenica. Pensate un po', nel 389-391 esisteva una biblioteca con 200.000 volumi a disposizione delle persone. Li hanno distrutti e incendiati. Il tutto sapere accumulato per un solo libro. Tutto per un solo libro, cioè nel senso, cosa hanno prodotto? Cioè nel senso che i pagani hanno continuato a produrre cose, a produrre racconti. Hanno continuato ad avere qualcosa, cioè nel senso che il paganesimo ha sempre costruito, difatti il paganesimo è accumulazione delle informazioni della vita, cioè nel senso che un pagano sa che deve trasmettere la conoscenza e l'informazione, tende ad accumularla e a renderla disponibile, e d'altronde costruiscono le biblioteche. I cristiani cosa hanno? Hanno una schifezza di un unico libro, che è un unico Dio. E cosa hanno prodotto? Un solo libro in 2000 anni, cioè oltre alla distruzione dell'esistenza e della vita. Anche ricollegandomi a questo, per esempio a Leningrado, no, subito dopo c'erano i rettori della biblioteca più grande del mondo che andavano via col cappello per chiedere l'elemosina. Sì. Pensate sì, un po' voi, insomma. Ma tutte le strategie di dominazione di un unico pensiero, di un unico mondo, di un'unica cosa, cioè d'attorno noi viviamo in un'epoca contemporanea in cui si afferma il concetto del pensiero unico, cioè dal punto di vista politico e anche economico. E questo, il concetto del pensiero unico deriva chiaramente da un concetto di pensiero religioso, cioè nel senso che esiste un unico Dio e di conseguenza tutto deve essere uniformato su questo unico Dio. E da qui si crea sempre la dominazione, il potere e lo strumento di controllo. Ma proprio perché alla base c'è la menzogna di un unico Dio. I cristiani hanno solo questo, cioè dire esiste un'unica cosa e qualsiasi cosa che non rientra in questi canoni va distrutta. E per loro va distrutto il mondo, va distrutta l'esistenza, va distrutta la vita. Infatti loro sono dei bestemmiatori contro la vita.
ma di questo ne sono responsabili, ne sono eternamente responsabili. Cioè, se esiste una condanna eterna, è la condanna contro chi bestemmia, contro la vita. Cioè, non esiste il perdono. Perché non esiste il perdono. Non esiste quel, quel marchio di aver distrutto la vita e di impedire la vita è qualcosa che non verrà mai cancellato, cioè nel senso che non esiste la remissione dei peccati come nel cristianesimo. Questi sono errori che sono eterni e che marcheranno per sempre la follia del monoteismo, di un Dio unico, di un Cristo salvatore. Queste sono cose che, sono, che non, saranno mai, non sono imperdonabili, perché il perdono non esiste. Questa è la cronaca della distruzione, per cui se siamo arrivati a 2000 anni fa, chiaramente le cose non sono più uguali. Perché non sono più uguali? Perché le cose hanno cambiato la valenza. Per esempio, in corso uno scontro religioso, no? Tu sai che ho avuto un passato politico, no? Ho fatto delle scelte, eccetera, e naturalmente un po' di sentimento è rimasto. Per esempio, io sono cresciuto con leggendo attentamente Mao Zedong, e chiaramente mi è rimasto molti semi, diciamo. Per cui con alla Cina, per esempio, ho un occhio di riguardo. Questo non significa che mi piace, anzi. Però la Cina, per esempio, in questo momento è circondata da tre sistemi di devastazione religiosa. C'è la Fulan, l'ultima setta che abbiamo parlato, la millenarista, c'è il buddista del Dalai Lama, e c'è il cristianesimo che vuole entrare, insomma, a tutti i costi. Bene. E, cioè, se continuavano quei metodi che io avevo sentito, avrebbero perso, cioè nel senso che avrebbero chiuso quello che è le tensioni delle persone e sarebbero riusciti comunque a vincere. In realtà esistono dei sistemi, hanno messo in atto delle strategie per far fronte a questo, cioè hanno per esempio liberalizzato i rapporti sessuali, hanno liberalizzato quello che è il preservativo, quello che è il rapporto in se stesso. Ora, liberalizzando il sesso, liberalizza una quantità tale di energie, ma una quantità tale di energia che nessuna religione rivelata può impossessarsi delle persone. Cioè, questa notizia che ho avuto, che arriva dalla Cina, che praticamente mettono le cose di preservativi a ogni angolo di strada, cioè sempre proibito il figlio unico, cioè sempre consentito solo il figlio unico, massimo due, cioè, però mettono il macchinario di preservativi, cioè praticamente liberalizzano il sesso, che vuol dire che da qui a 20 anni sarà sesso libero. In un sistema sociale in cui le persone, bene o male, volenti o nolenti, per la dottrina non sono proprietà o gestite da un padrone, gestite lo Stato, tutto quel che vuoi, però non c'è la consapevolezza di essere padroni di se stessi, con la liberazione dell'energia sessuale vuol dire che i buddhisti sono fatti fuori, vuol dire che i cristiani non riusciranno più a mettere piede e che la Fulan è finita. Questo è. Per cui quello che io voglio dire è questo, no? Cos'è il centro del discorso? È che oggi come oggi sono dei sistemi diversi per affrontare la vita, capito? Cioè non pigliano più, a parte il prete che vuole fare il solleva popolo contro il regime che non gli consente di aprire le 5.000 chiese in 2 metri quadrati, cioè a parte puttanate di questo genere, non esiste più da parte di nessun regime, o comunque regimi molto limitati, diciamo così, un'attività militare nei confronti della religione. Esistono però delle tecniche, cioè esistono delle possibilità che alcuni regimi possono fare e altri regimi non le possono fare. Questo è. Per cui il fatto di liberalizzare il sesso, liberalizzare i rapporti fra le persone, liberalizzare questo blocca qualsiasi possibilità di entrata delle religioni rivelate. Cioè se la persona è padrona di se stessa, può entrare. È chiaro che il futuro non sarà più uguale, cioè neanche il regime cinese non sarà più uguale, perché liberalizzando un fattore del genere al suo interno, chiaramente dovrà modificarsi, perché visto che diciamo che c'è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, neanche il regime sarà più uguale, però in compenso avrà eliminato una possibile devastazione. Cosa sarà poi il futuro non lo sappiamo, chiaramente, però è un sistema, cioè, questo volevo farvi comprendere, che viviamo in un mondo in cui non si può più reprimere quello che sta parlando, quello che sta diffondendo il pensiero, eccetera. Perché reprimendo quello che sta diffondendo il pensiero, infatti l'FBI americana ha detto: noi, il fondatore della Fulan, non ve lo consegniamo ai cinesi, scordatevelo. Cioè, non possiamo consegnarvi uno che ufficialmente non ha fatto nessun reato, non ha fatto nessun delitto. Per cui mettetevelo via. Cioè, i sistemi per combattere sono diversi. Quali sono i sistemi per combattere un sistema religioso, un sistema? Concetto a concetto, preposizione con preposizione, pensiero con pensiero. Questo è il modo per combattere. Questo è l'unico modo per combattere.
Sì, ma difatti, vedi, una cosa che tutte le religioni, soprattutto il cristianesimo, utilizza è quello del deserto, cioè la povertà, la mancanza delle cose. Cioè, tanto i cristiani quando parlano dicono che bisogna fare il deserto dentro di se stessi, ma dice Nietzsche, diceva, il deserto cresce, guai chi c'è dentro di sé dei deserti. Cioè, nel senso, l'aridità e la povertà è l'elemento fondamentale su cui il monoteismo vince, su cui il cristianesimo vince. E loro creano il deserto. E su quel deserto loro possono vivere. Ma nel momento in cui io vivo in una foresta, la foresta è piena di stimoli e impedisce ad attaccarsi. Perciò non è tanto togliere le cose o farle sparire, ma più cose metti all'interno della vita di una società, di uno Stato, e più riesci a disinnescare la pericolosità del cristianesimo. Questo è fondamentale. Cioè, difatti, proprio la loro volontà, se tu vai a vedere le loro perversioni che scrivono sui loro testi, fare il deserto interiore, che sono delle mostruosità. Il deserto è sempre la privazione delle cose, della vita, di qualsiasi cosa. C'è un concetto di vuoto, no? Che può essere assimilato al concetto di deserto, ma che è completamente diverso, e c'è in stregoneria. Cioè, cos'è? Io ho guardato alcuni stregoni ed erano assolutamente vuoti. Cosa significa questo? Che non ne fotteva più un cazzo di vivere col loro corpo fisico. Loro vivevano quasi esclusivamente col loro corpo luminoso, cioè del corpo fisico avevano semplicemente la pura e semplice sopravvivenza. Naturalmente col corpo luminoso avevano pensieri diversi, avevano bisogni diversi, avevano tensioni diverse che non avevano nulla a che vedere con la vita fisica. Per cui chiaramente avevano il vuoto dentro, cioè non volevano far soldi, non gli fregava niente di arraffare, non gli fregava niente di aiutare anche un sistema sociale che magari era in pericolo, non gliene fregava più niente di niente, cioè erano a un livello tale che non gliene frega. Però non ha niente a che vedere questo col vuoto del cristianesimo, se sì, tutta infatti, un'altra cosa. Esatto, cioè, sì. E essere diverse. Passati di piano, talmente diverso in cui non te ne frega niente. Cioè, sì. Come se a me è il feto, quando io ero feto non me ne frega più niente, capisci? Cioè, ho il vuoto dentro. Sì, no, ma infatti per i cristiani la cosa fondamentale è sempre quella di togliere gli stimoli della vita nell'esistente, cioè di impedire che esista una società che dia la possibilità alle persone che invece di guardare, cercando di dire che non esiste, di guardarsi intorno. Cioè, difatti, se tu vedi, ad esempio, i pagani hanno le ninfe, hanno le fate, hanno gli esseri fatati che vivono nel bosco, nei luoghi. I cristiani hanno sempre il problema della tentazione, cioè il mondo che ti tenta, che è un pericolo, che è un nemico che tu devi combattere. A proposito, sai che giorno è oggi? È il 2 settembre, che non è il 7 settembre, nel 96 quando abbiamo cominciato a fare il lavoro pubblico. Sono passati qua 3 anni, praticamente. Sono 3 anni che io e Francesco e gli altri dell'istituto, eccetera, facciamo lavoro pubblico di diffusione delle idee. L'attività politeista è cominciata più a lungo, perché diciamo, la prima attività pubblica di politeista in Cittino è stata nell'aprile dell'86. Sì. No, insomma... pubblico nel senso di diffusione, di parlare, di esporsi, di diffondere insomma, il nostro pensiero a livello pubblico, sono passati 3 anni, fate voi insomma. Io e Francesco sono 3 anni che stiamo... Sì, beh, fra poco saranno anche 3 anni della trasmissione, di conseguenza sì, è un bel... Tra qualche mese, sì, sono 3 anni. A novembre è 3 anni della trasmissione, insomma. Beh, insomma, sì. Qualche pensiero l'abbiamo messo nella testa, no? Abbiamo aiutato qualcuno a pensare diversamente, speriamo. Sì, ma infatti noi non vogliamo dare un pensiero precotto, un cibo confezionato che uno prende e deve adeguarsi a quello che trova. Cioè, noi vogliamo dire, cercate di utilizzare le vostre esistenze in maniera diversa, nel senso che non avete bisogno di andare a cercare un Dio, di cercare una fede o di cercare un credo in un Dio unico che non vi serve a niente e che vi distrugge. Dovete cercare di vedere con i vostri occhi, di toccare con le vostre mani e di sentire con le vostre orecchie. Questo è fondamentale. Solo la conoscenza fatta tramite le proprie esperienze, senza le prevenzioni, questo avviene. Ma difatti, questo l'abbiamo, cioè, ricollegandomi al discorso di prima, cioè, si innesta benissimo, nel senso che i cristiani hanno sempre il problema della tentazione del mondo, del pericolo che la loro fede, che il loro credo, la loro anima corre, stanno nel mondo, infatti loro ne fuggono dal mondo, cioè fuggono anche dalla loro vita, tolgono qualsiasi possibilità. I pagani avevano tutta quanta una serie di divinità che ti richiamavano continuamente alla vita, ti richiamavano continuamente all'ambiente, cioè nel senso che noi abbiamo ad esempio le fate che per i pagani, le ninfe che erano sempre un richiamo continuo alla bellezza del mondo. E cosa facevano sempre i cristiani? Andavano a distruggere le piante sacre in cui c'erano le ninfe, in cui c'erano le fate, in cui c'erano gli gnomi. Perché? Perché quelle erano un richiamo al mondo sensibile. Dimmi, bene. Ciao, anche Francesco. Ciao.
Allora, beh, innanzitutto torno al discorso dei cani. E i cani randagi, dove li mettiamo? In paradiso o no? Beh, quello lo chiedo a loro, No, è allucinante che sa che una condizione del cane sia relativa all'essere stato diligente o meno. Va bene, siamo aperti. Sì, no, comunque guarda, ti dico, la notizia, guarda, te la dico, è del Corriere della Sera di mercoledì 1 settembre 1999, di conseguenza... Di ieri, praticamente. Di ieri, perciò. Corriere della Sera di ieri. Cioè, una discriminante tra i cani stessi. Sì. Sì. Ecco, d'accordo, cioè chi è nato senza padrone... E becco due volte, diciamo. Esatto. No? Ecco. Comunque hanno una speranza, perché lui dice anche nella tesi del suo libro, dice che andranno in paradiso perché sono senza peccato. Sì, no, ho capito, ma se a uno non è data la possibilità di dimostrare se effettivamente segue, cioè è fedele al padrone, che colpa ne ha? Vabbè, dai, adesso... Cioè, il padrone... Il padrone... Le campane che suonano. Sì. Io ho proprio una chiesa davanti. Aspetta che finiscano, le senti? Sì, sì, le sentiamo. Sentiamo fortissimo. Qualcuno penserà che siamo su Radio Maria, forse, sentendo le campane. Vabbè, dai. Senti una cosa, siccome io seguo un po' anche l'ufologia, no? Così non lascio niente di chiuso. Ho notato che ultimamente stanno cercando di studiare le apparizioni, quelle mariane, cioè quando ci sono queste riunioni, che si fanno queste foto, c'è questo fascio di luce all'interno. E ho notato, appunto, adesso ho preso una rivista l'altro giorno, non è che segua sempre, se quando ho occasione, che mettono molto in relazione l'apparizione di UFO che potrebbero essere, insomma, collegate. Sì, hanno fatto anche dei libri sull'argomento. Ecco, niente, volevo chiederti cosa ne pensi di queste foto che quando sono impresse, cioè quando vengono stampate, hanno questa fascia di luce che praticamente... E vengono, quando c'è questo medium in estasi, appare anche qui a Poleo, no? Quando Baron va in estasi, si fa la foto, che tu non vedi niente, però nella foto quando viene stampata... Sì, ma guarda che, a Poleo, Baron l'ha detto, io ho anche la registrazione. Ecco, ti lascio, sì. Se no non seguo bene. D'accordo, ciao. Grazie. Sì, beh, io... ecco, do una prima risposta, visto che lei ha tirato fuori il discorso di Poleo, che noi... essendo vicentini conosciamo purtroppo bene. E beh, io voglio ricordare che prima di tutto, e lo ha ammesso lo stesso Baron, che lui si è avvicinato a Poleo perché sapeva che c'era un luogo di culto delle ninfe. Di questa cosa io ho la registrazione sonora di questa sua dichiarazione, cioè proprio ho la cassettina registrata. Se un giorno la troveremo in archivio la potremo anche mandare. Di conseguenza lì esiste un luogo di energia, di forte energia, che è dovuto alle ninfe. Cosa succede? Questo lo ripeteremo sempre. Le ninfe sono degli elementi passivi della natura che per comunicare adottano la forma culturale della persona. Di conseguenza, siccome la loro necessità è quella di entrare in contatto con gli umani, di entrare in contatto con le persone, di creare una relazione, loro si adeguano alla forma culturale che la persona ha. Se la persona ha soltanto la visione culturale della Madonna, loro per comunicare adotteranno quella. Di conseguenza chi vedrà la Madonna perché ha solo quell'immagine dentro di sé. Dato nel monoteismo ha pochissime cose, cioè ha un Dio e poi a fatica gli hanno tirato dentro un figlio, gli hanno tirato dentro una madre. Di conseguenza loro adottano questo. E siccome la persona è talmente prevenuta, è talmente condizionata dalla sua forma culturale, quello che lui vedrà sempre una Madonna. E poi logicamente cosa succede? Che non sarà in grado di comprendere quello che gli viene comunicato. D'altronde, io ho visto un quadro in cui veniva raffigurata la presunta Madonna di Poleo, bianca, con l'allone bianco e tutto intorno, con un'aura intorno bianca. Questo qua è proprio significativo perché si è già tirato via tutta l'incostruzione che avevano fatto delle raffigurazioni della Madonna con gli ampi manti e che schiacciava il serpente. Ma io voglio ricordare che la stessa immagine di una divinità che schiaccia il serpente, l'abbiamo in una divinità mediterranea che si chiama Eurinome, che schiaccia la testa del serpente nel momento in cui il serpente dice di essere l'unico creatore del mondo, la divinità gli va a schiacciare la testa, cioè gli va a schiacciare il pensiero in cui è stato generato il concetto di unico creatore del mondo. Benissimo. Sul discorso degli UFO, io non ci credo. Però, d'altronde, un psicologo come Jung aveva sostenuto, sul suo libro sulle cose che si vedono in cielo, che l'archetipo collettivo di cui noi facciamo parte, che noi abbiamo, ha una forma di interpretazione. Se io do una visione, allora facciamo il discorso di prima,
come pagano vivo in un mondo in cui so che esistono le ninfe, quello che vedrò sono le ninfe. Sono un cristiano, vedrò la Madonna. Nel momento in cui si spezzerà il contenuto Madonna e subentrerà una forza più forte che la tecnologia, comincio a vedere qualcosa di tecnologico. Però la sostanza è la stessa. È la mia forma di percepire che è cambiata, condizionata in negativo, perché io adotto una prima cosa una visione religiosa per vedere le cose, i cristiani. Ho una visione tecnologica datami dalla tecnica. Non sarò più io che vedrò le cose. Perciò io le deformerò perché la mia condizione non è più libera e ho perso quelle possibilità che devo riscoprire di entrare in contatto col divino. Comunque stateci un po' attenti a queste cose. Sì, cioè, ma infatti. La truffa è la prima che c'è. Non prendo più telefonate se non in privato. Cioè adesso io devo chiudere la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, prima parte. Vi farò ascoltare la musica, vi darò un po' di Enja e un po' di musica celtica moderna, chiamiamola così, insomma. Noi siamo sempre qui a prendere telefonate in privato per circa un'oretta. Intanto mandiamo un po' di iniziative da radio, chiudiamo qui la prima parte della trasmissione e alle ore 18 noi riprenderemo la seconda parte della trasmissione con ciò che porta a diventare eterni. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 18 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao a tutti.